Tutti conoscerete ormai i cartoni morti, quei simpatici cartoni divertenti. Io li ho scoperti vedendo quel video dove c'è Buffon che dice, oh, sì, che è molto divertente, eccetera. E poi ne ha fatti molti altri, abbastanza divertenti. Io ne ho visti pochi perché lui usa molto fare la parodia usando Dragon Ball, personaggi di Dragon Ball che a me mi ha sempre fatto schifo al cazzo, non ho mai guardato, mai neanche un secondo di Dragon Ball. Mi vedevo solo i Simpson, esclusivamente i Simpson, mi faceva schifo Dragon Ball. Però fanno ridere questi cartoni animati morti, ogni tanto ne ho visto qualcuno. Perché ne parlo? Ne parlo perché ho visto uno di recente, che è uscito mi sembra l'1 marzo, quindi poco prima delle elezioni, e in questo cartone si difende la povera Emma Bonino. Beh, si dirà, come anche nei commenti c'è scritto, che lui non difende Emma Bonino in quel cartone, perché lui parla del giornalismo che stravolge le notizie e che mette i titoli acchiappa clickbaiting. Ma è proprio questo il punto, che nello specifico, nello specifico, quel titolo di cui parla in quel cartone è corretto. Cioè, quello di cui parla lui è una pratica stradiffusa, stravolgere i titoli, insomma, il clickbaiting, lo sapete che cos'è il clickbaiting? Che è una cosa anche legittima per fare due soldi da parte dei giornali, legittimo a volte è più legittimo, a volte è meno legittimo, dipende tutto da come si fa. Comunque, in questo caso il titolo riflette fedelmente il contenuto. Però si è toccata Emma Cara, si è toccata Emma Cara e tutti gli artisti, se gli tocchi Emma Cara, no, non si può toccare Emma Cara. Quindi mi piacerebbe che mi spiegasse cartoni animati morti che cazzo ha votato, se lui ha votato più Europa. Cioè non è che me lo deve spiegare a me, non deve spiegarlo a nessuno ovviamente, ma come fa a non rendersi conto che quel titolo era un titolo sostanzialmente ben fatto? Quindi la mia ipotesi è che lui si sia sentito triggerato perché gli abbiano toccato Emma Cara. Vorrei sapere se così fosse.